Venerdì il Belgio osserverà un'intera giornata di lutto nazionale per le vittime dell'incidente al pullman di studenti. Ma già appena dopo la tragedia, in tutto il paese si sono diffuse spontaneamente piccole e grandi manifestazioni di solidarietà, a riprova del grande dolore collettivo che l'avvenimento ha provocato. Come ha già fatto il Parlamento, un minuto di silenzio in segno di omaggio alle vittime verrà fatto osservare venerdì da tutte le scuole e dagli uffici pubblici. In tutto il Belgio, alle 11, si sospenderanno le attività per una manifestazione collettiva di cordoglio. Nella piccola comunità di Lommel, a poca distanza dalla frontiera con l'Olanda, il clima è ancora più pesante. Delle vittime, 15 ragazzi e 2 adulti, vivevano qui. Molti degli abitanti del paese hanno deposto fiori o messaggi per le vittime, mentre il municipio locale ha allestito una stanza dove si può firmare il registro delle condoglianze.